Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo tre progetti pubblicati, condivisi sulla nostra pagina Facebook, meglio di Maya, nella settimana dal 11 al 17 gennaio. E oltretutto quest'oggi inizieremo a vedere concretamente i primi riassortimenti. Anzi, iniziamo subito. L'Ecodonni è un cotone ecologico ottenuto dai processi produttivi certificati che trasforma i ritagli tessili di cotone 100% e pretinto in filati riciclati. Nel dettaglio, i ritagli ottenuti nella produzione di capi di abbigliamento attraverso uno speciale procedimento produttivo vengono recuperati e trasformati in filati come appunto proprio l'Ecodonni, che conservano i più alti standard di qualità ed efficienza. La fase di confezionamento prevede una riduzione dello sfruttamento di energia e inoltre, con l'abolizione dei processi di tintura, l'uso dei prodotti chimici è ridotto al 90%. Penserete voi, 100% cotone riciclato, impresa praticamente impossibile. E invece no, Tessilan, che ha sempre l'occhio rivolto verso l'ambiente, ha pensato proprio a questo ed è riuscita appunto in questa ardua impresa realizzando un gomitolo 100% cotone riciclato. Ed ha un processo produttivo che garantisce l'esclusività della fibra senza impurità di altre fibre. Parliamo poi dei colori che ci sono a disposizione, tantissimi. Oltretutto parliamo anche di un cotone caldo, quindi che potrete utilizzare davvero tutto l'anno. Un passepartout per tutte le stagioni. Ma adesso passiamo al primo progetto di oggi, che è di Maria Rosaria Terribile. Analizziamolo nel dettaglio. Allora, Maria Rosaria ha realizzato, come potete vedere, questo bellissimo cappellino, prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è il cappello Celine. Lei lo ha realizzato con lo Sleepy. Però fermi un attimo, ci ha inviato un bel vocale e quindi ascoltiamolo. Buongiorno, mi presento. Mi chiamo Maria Rosaria. Volevo ringraziare innanzitutto Valentina e la Tessilan per avermi contattata e per aver condiviso il mio lavoro, mi ha fatto molto piacere. Vi racconto un po' come è nata la mia passione. La mia passione nasce sin da bambina, da quando vedevo mia mamma lavorare sia l'uncinetto che i ferri. Ho iniziato piano piano a prendere confidenza con l'uncinetto lavorando esclusivamente lavori a filet. Poi però ho cercato di realizzare anche altri tipi di lavori. Per caso in questo periodo particolare, dopo un periodo di pausa dalla mia passione, diciamo così, ho ripreso in mano l'uncinetto e per puro caso ho scoperto il gruppo delle fate e la Tessiland. Quando ho fatto il mio primo acquisto non avevo un progetto in mente da realizzare e non sapevo quindi che filato prendere. Scusatemi, ma sono emozionatissima, è la mia prima volta. Guardando un po' su YouTube i vari tutorial della Fata e ho creato con lo Sleepy Perla il mio cappello Celine, un filato al tatto morbidissimo e caldo. Le micro paillette non danno per niente fastidio alla pelle. È stata davvero una bella scoperta. Grazie alla Fata per i tutorial e a voi di Tessilan. Sicuramente, anzi, ho già fatto il mio secondo acquisto per un altro progetto perché mi piace poi fare sempre lavorare sempre cose nuove, imparare. Quindi sicuramente ci saranno altri acquisti, anche perché avete dei filati bellissimi. Valentina poi dolcissima e gentilissima. Grazie a tutti, scusate di nuovo l'emozione, vi abbraccio. Che carina, vero? È stata davvero, era emozionatissima e ha fatto emozionare anche me quando l'ho ascoltata e penso che la stessa cosa sia successa proprio anche a voi. E ricapitolando, facciamo diciamo un breve riassunto dando qualche informazione in più. Maria Rosaria ha utilizzato, appunto ha seguito questo tutorial ed ha utilizzato ben 81 grammi di Sleepy lavorati con uncinetto numero 3,5.
insomma ci ha scritto oltretutto anche che non pensava di riscontrare un po' di difficoltà data la presenza delle micro paillettes, e invece, come avete anche magari avuto modo di sentire, e ci ha scritto anche che magari aveva un po' di timore sulla presenza delle paillettes e pensava di poter riscontrare qualche difficoltà, cosa che così non è stato. Noi quindi senz'altro la ringraziamo e io le mando un grandissimo abbraccio, davvero. Il secondo progetto di quest'oggi è di Alice D'Agostino, che ha realizzato questo bellissimo maglioncino di cui ringraziamo per averci fornito anche la foto appunto del progetto completato. Allora, lei ha realizzato questo maglioncino seguendo un tutorial su YouTube con 500 grammi di berry mandorla per una taglia come la sua, che è la taglia M, e l'utilizzo dei ferri circolari numero 8 per la maggior parte del progetto e il numero 6 per quanto riguarda i bordi. Si è trovata benissimo, non si è sfaldato, anche se ricordiamo sempre che il berry è uno stoppino e quindi non è semplice da utilizzare, ma soprattutto con i ferri, proprio come quelli che ha utilizzato Alice, sicuramente il tutto vi agevolerà. La passione di Alice nasce davvero quando era piccina, piccina, piccina. Aveva, pensate, 8-9 anni, con i primi lavori all'uncinetto che faceva a scuola. Poi ha continuato a coltivare questa sua passione e ci ha detto che il suo amore per i ferri e la lana è un amore unico. Tanto che quando vede negozi o siti pieni di lana, come lo sfondo che io, ci si perde, ci passerebbe delle ore. Ma adesso passiamo alla foto che ha ottenuto più mi piace durante la settimana. E questa foto vi è piaciuta davvero tanto, tanto, tanto. Immagino sappiate già di chi stiamo parlando. Una dolcissima gnometta. Vediamola, va. Ciao Valentina, ciao a tutte. Io sono Paola e questa è la mia gnometta. È nata da un evento su Facebook. L'ho realizzata con il filato Chuck, nei colori panna e cammello, con la tecnica dell'amigurumi. Ho utilizzato un uncinetto del 3,5. In realtà il filato era nato per un altro progetto. Avrei voluto fare una copertina con la tecnica del C2C, però poi sicuramente la realizzerò con gli altri colori che mi sono rimasti. La passione per l'uncinetto nasce quando sono ancora ragazzina, poi tenuta lì da parte e rispolverata qualche anno fa, quando ho conosciuto proprio la tecnica degli amigurumi. Questa mia passione è condivisa con le mie amiche, noi siamo le sferruzzine del martedì, perché ci vedevamo proprio di martedì, solo purtroppo a causa del Covid non c'è più possibile, ci vediamo solamente tramite il nostro gruppo WhatsApp e le videochiamate. Ed è grazie proprio a loro che ho conosciuto Maria Grazia Dottore, la nostra fata tuttofare. Seguendo lei ho imparato tantissime cose e a realizzare anche capi d'abbigliamento che prima non avevo mai provato. E tramite lei ho conosciuto il vostro sito e quindi ho cominciato ad acquistare dalla Tessila i filati che mi servono per i miei lavoretti. È con tantissima soddisfazione che ho visto quante persone hanno messo mi piace al mio progetto e sono qui proprio per ringraziarle, per ringraziare Valentina e poi soprattutto anche tutte le persone che con un mi piace hanno gradito questa gnometta che io ho realizzato. Grazie ancora a tutte. Quindi, giusto per avere qualche dettaglio in più che Paola ci ha fornito, ha realizzato questa gnoma utilizzando due gomitoli, pensate, solo due gomitoli, di Chuck unito, uno color panna e uno color cammello, lavorati con un uncinetto 3,5 come appunto abbiamo visto. Ha usato appunto la tecnica dell'amigurumi e lavorato quindi a maglia bassa e mezza maglia alta. Ha utilizzato un colore per corpo, gambe, braccia e naso e per la realizzazione delle trecce e l'altro per cappello e vestito. Ancora complimentoni Paola e grazie davvero per averci inviato questo video. Adesso passiamo però ad un altro riassortimento appena arrivato in casa Tessiland. Si dice che nulla passi per sempre, che prima o poi torni. E questa è una perla della ricchissima saggezza italiana che nella moda riscontra sicuramente una verità assoluta. Frugando infatti tra le varie tendenze che si sono poi riproposte negli anni, una che sicuramente ha colpito maggiormente le fashion victim o comunque quelle più appassionate di moda, rinvangando vecchi ricordi ormai sepolti, è la
Ciniglia! Ebbene sì, soffermiamoci per pochi istanti sull'Avril. La ciniglia è un tessuto realizzato a maglia che si ottiene dalla lavorazione di un filo lavorato con due materiali diversi. Un filo più sottile ma molto resistente e un altro più grosso e morbido. Infatti le caratteristiche principali dell'Avril, quindi della ciniglia, sono sicuramente l'elasticità, la morbidezza e la brillantezza. La ciniglia, diciamo che è un materiale che ha un'origine abbastanza recente, infatti è arrivata in Francia, diciamo, verso gli anni 30, poi negli anni 70 e 80 ha avuto un exploit e un'esplosione che possiamo rivedere e che ci fanno, diciamo, ricordare anche nei famosi telefilm successivi, quelli degli anni 90, e che poi per caso è sparita dando spazio ad altri filati o tessuti ritenuti più moderni e alla moda. Ma ecco che negli ultimi anni è ritornata e la possiamo utilizzare davvero per tanti capi, dal cardigan, ad esempio il cardigan vestaglia, come tutte ben ricordate sicuramente, della Fata Tuttofare. Ma perché no, ben vengano, anzi sono ritornati e li abbiamo visti davvero per tanto tempo nei telefilm più famosi degli anni 90, i maglioncini, caldi maglioncini da poter realizzare e utilizzare tanto in taglio oversize, tanto corti fino a sotto il seno, insomma sbizzarritevi, ce n'è per tutti. Ma non dimentichiamo anche gli accessori, infatti la ciniglia può essere utilizzata anche per cuscini o anche altri complementi di arredo, quali ad esempio tappeti, cestini o ancora accessori per capelli. Li conoscete i classici elastici come gli scrunchies? O ancora, non dimentichiamo che la ciniglia può essere usata benissimo anche per i neonati, quindi una bella copertina oppure un bel sacco nanna. Se non volete magari che aderisca direttamente sulla pelle delicata del bambino, potete anche rivestirla con un tessuto. Insomma, un gradito ritorno tanto nella moda quanto nel catalogo Tessiland, di cui sicuramente non potrete fare a meno. E questa puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo che tutti i link dei prodotti che abbiamo visto quest'oggi li potrete trovare proprio qui sotto il video, nella descrizione lunghissima e dettagliatissima che ogni puntata viene apposta, di commentare qui sotto il video per qualsiasi suggerimento, di continuare a seguirci su tutti i social, quindi di continuare a condividere i vostri progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e di seguirci anche su Instagram, Pinterest e TikTok. E iscrivetevi ovviamente al canale YouTube e qualora non l'aveste già fatto attivate anche la campanella. Io vi ringrazio ancora per averci seguito, vi mando un grande bacio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!